Sappiamo benissimo che spesso il mondo della WWE ci regala dei personaggi assurdi, storyline sopra le righe, vittorie mozzafiato o favole bellissime che possono accadere appunto solamente tra i quattro paletti della federazione di Stamford e che sarebbero veramente difficili da vedere nella vita di tutti i giorni se non alquanto impossibili. Ma non ci sono solo vittorie di titoli, montagne scalate, ritorni inaspettati, personaggi mascherati assassini che interpretano un demone bipolare che cerca di ucciderti a ne incroci lo sguardo con il suo, ma ci sono anche molte storyline amorose, purtroppo, anche se spesso le power couple hanno funzionato benissimo. Pensiamo a Stephanie McMahon e Triple H, a Lita e Edge, ad Andrade e Zelina Vega. Abbiamo appunto tanti esempi di uomo e donna accoppiati, perché ho detto questa cosa? Vabbè, comunque che funzionavano e che hanno portato entrambi i performer ad ottenere risultati insperati. Ma a parte questo, in questa classifica ho voluto includere quelle più strane, più imbarazzanti, più bizzarre, ma che spesso hanno funzionato, per carità. Quindi no, per coppia non intendevo tag team, mi dispiace. Ma bando alle ciance, sconfiggete tutti i nemici cattivi nel castello per raggiungere la vostra principessa e trarla in salvo. Riportatela nel villaggio in mezzo alla foresta per festeggiare dentro la vostra baita in legno e allacciate le cinture, perché Fuoco e Fiamme, amici, sono il vostro Certified Y e queste sono 5 coppie assurde della WWE. Ma c'è bisogno di dirlo che il titolo potrebbe cambiare? Forse resterà così, forse no. Chissà cosa ha in serbo il destino per voi, cari miei piccoli hobbit. Numero 5. Carmella Truth. Spoiler, prima di addentrarci nella classifica, capirete anche voi che la maggior parte dei punti è piuttosto comedy, perché fondamentalmente le coppie bizzarre o strane o assurde sono spesso formate da personaggi che solitamente sono degli idioti totali. E qui non ce n'era solamente uno, cioè R-Truth, ma ben due, perché anche Carmella, diciamo che tanto normale non è mai stata, soprattutto coi suoi berci che mi entrano nei timpani, me li frantumano come un martello pneumatico e iniziano a grattugiarmi i neuroni come il grana padano sulla pasta. Dopo la parentesi Ellsworth, Carmella tornò face e entrò in contatto con R-Truth per il Mixed Match Challenge, quella fantastica battaglia tra coppie miste che però era per beneficenza, quindi alzo le mani e apprezzo tutto ciò che viene fatto a fin di bene. I due iniziarono a chiamarsi il Fabulous Truth e nonostante una partenza a rilento riuscirono a ottenere vittorie di lusso battendo gente come Ruse Velana, Jeff Hardy e Charlotte e Asuka e The Miz. Ma tutto ciò non bastò, perché vinsero il torneo battendo Jinder Mahal e Alicia Fox. Certo che una finale Carmella Truth contro Jinder Mahal e Alicia Fox non la vorrei rivedere nemmeno nei miei peggiori incubi. Questo non vi basta? Nella Royal Rumble del 2019, grazie alla vittoria, entrarono entrambi col numero 30. Ma quello che ci rimane sono i numerosi segmenti che ci fecero pisciare addosso dal ridere. I travestimenti di Truth, Carmella che cerca di salvare il partner in ogni modo possibile, i dance break nel bel mezzo delle contese. E i fan li adoravano, dai, sono stati simpatici e sono riusciti a coinvolgere anche me, che spesso l'idiozia non è che la tolleri molto, anche se è una delle colonne portanti del mio canale. Numero 4. Santino Marella e Beth Phoenix. Una delle prime coppie che scoppia della WWE è stata proprio quella formata da Santino Marella e Beth Phoenix, due atleti che fondamentalmente non avevano nulla in comune, perché uno era una macchietta comedy della divisione maschile e l'altra era una delle donne più temute e potenti di quella femminile. E tutto iniziò nel 2008 quando Beth Phoenix schienò il campione intercontinentale Santino Marella, che inizialmente creò dell'attrito tra i due, ma che poi si rivelò una storyline amorosa che funzionò. Funzionò e come? Infatti iniziarono a farsi chiamare Glamarella, penso uno dei peggiori nomi mai sentiti e che soprattutto qui in Italia fa rima con una condizione fisica che porta letteralmente a pisciare dal cu... Bah, tralasciamo. Eppure, nonostante il nome obbrobrioso e Santino Marella in un team che non so come abbia fatto a funzionare, Beth Phoenix quell'anno vinse il titolo femminile, mantenendolo per svariato tempo, e si portò a casa anche lo Slammy per miglior atleta donna, appunto, miglior divas. Mi fa schifo dire divas, non volevo dirlo, vabbè, miglior divas di quell'anno. E non dimentichiamoci come partì il tutto, infatti ho citato il titolo intercontinentale di Santino Marella, che ebbe a tutti gli effetti una grandissima run con questa cintura alla vita, uno dei punti più alti della sua carriera. Anche se rischiare di vincere il titolo contro Daniel Bryan all'Elimination Chamber non lo dimenticherò mai, mamma mia, quella notte la feci live e stavo per tirar giù veramente finestre, mattoni e tegole con lo schienamento quasi vincente dopo il Cobra, mamma che ricordi! Numero 3.
Alexa Bliss e Braun Strowman. Parliamo sempre di Mixed Match Challenge, perché Alexa Bliss, dopo aver fatto la ragazza Pon Pon ad NXT insieme al vero fidanzato Murphy, o meglio ex fidanzato Murphy, e a Blake, e fu anche utile perché dominarono la scena tag team ad NXT, la Dea approdò nel main roster. E a parte vincere numerosi titoli femminili, e quindi una chiamata di successo dal brand giallo di sviluppo a Raw e a SmackDown, cosa incredibile, visto che di solito chi approda nel main roster viene sotterrato con la pala da becchino di The Undertaker, a parte i titoli è stata anche l'amichetta di Mickie James, di Nikki Cross e anche di Braun Strowman nel 2018. Infatti, durante la Mixed Match Challenge, l'omone e la donnina intrapresero questo percorso insieme che portò a sviluppi quasi amorosi, anche se poi la cosa venne lasciata per strada fino ad Extreme Rules, dove Alexa Bliss è tornata nei sogni più profondi di Braun Strowman, e chiediamoci perché, probabilmente l'ha sognata il 98% dei fan del wrestling, e Braun Strowman a quanto pare è andato in bianco con la povera Harley Quinn della WWE, ma non Bray Wyatt. E infatti, numero 2, Alexa Bliss e The Fiend. Qui però ho messo un po' le mani avanti, perché non so se effettivamente è The Fiend a comandare Alexa Bliss o se è Alexa Bliss a comandare The Fiend, perché spesso il mostriciattolo sembra succube dei comportamenti della bionda, e lo capisco bene, anche se spesso le scene tra un uomo in maschera e una bionda che domina le ho viste su siti che è meglio non specificare. In WWE questa cosa mi intriga molto, è diverso tempo che i siparietti vanno avanti e non c'è ancora una spiegazione vera e propria. È Sister Abigail? È solo stata corrotta dai poteri del demonio? Lo scopriremo solo vivendo, ma abbiamo tanto tempo per farlo, spero. Durante il Kevin Owens Show però la biondina ci ha detto che effettivamente il buon Bray le ha fatto un bel lavaggio del cervello, che le è però servito, è stata una cosa positiva. E dopo una bella Mandible Claw di The Fiend, questa strana coppia si è ricongiunta stringendosi la manina e lasciandoci tanti punti interrogativi stampati nelle meningi. A cosa servirà questa alleanza? Solamente a licenziare Nikki Cross, che ora senza Alexa Bliss non vale più nulla? Vedremo nella prossima puntata. Fatto sta che io voglio vedere una bella faida tra Roman Reigns Heel e The Fiend Face, senza il Braun Strowman di turno di mezzo, perché questi qua si spaccano. E poi pensate, The Fiend contro Roman Reigns e Paul Heyman contro Alexa Bliss. Peperini contro peperini, eh? Prima della posizione numero 1, delle menzioni degne di nota. Mi viene in mente AJ Lee con Daniel Bryan, o AJ Lee con CM Punk, o AJ Lee con John Cena, o AJ Lee con Kane. Passiamo per favore alla medaglia d'oro, perché qui, cioè, stiamo un po' divagando, meglio di no, fermiamoci finché siamo in tempo. Numero 1, Mandy Rose e Otis. Quale coppia più assurda se non quella formata da una dea scesa dall'Olimpo divino tra noi comuni mortali e Mimmo il benzinaio? Questa tresca amorosa penso sia la cosa più assurda che noi comuni mortali potessimo mai concepire nei meandri del nostro lato fantasioso del cervello. Devo dire che hanno funzionato, perché molti li amavano, io non particolarmente, perché non sono un grande fan di Otis, e anzi quando lo vedo mi viene voglia di grattugiarmi l'unghia dell'alluce con un pela patate. Però fanno ridere, sì, effettivamente fanno ridere, o meglio facevano, visto che adesso Mandy è a Raw e Otis è rimasto a SmackDown e ha perso anche Tucker. È dal dicembre 2019 che questi due si rincorrono, o meglio Otis rincorre Mandy, che ha dovuto scalare montagne di nome Sonya Deville, Dolph Ziggler, l'hacker di SmackDown e il Money in the Bank, ma finalmente ha conquistato la sua biondina e l'ha anche persa. Il culmine è sicuramente stata a WrestleMania 36, dopo la vittoria contro Ziggler. Infatti l'omaccione ha strappato un bacio alla sua dea dorata mentre era unto e bisunto e sudato come una capra tibetana in bilico su una parete verticale. Bisogna sicuramente dare il merito alla WWE di aver creato qualcosa di unico e che ha coinvolto molti fan, soprattutto perché si rispecchiavano nel povero Otis che rincorre la donna dei sogni, e nel mondo reale di solito non ce la si fa, invece lui ha coronato il suo amore facendo battere il suo cuoricione a forma di prosciutto cotto. Ma bene ragazzi, anche per questo video è tutto, vi ringrazio come al solito di essere passati, vi invito a suggerirmi nei commenti quale coppia avreste inserito voi in questa classifica, anche perché la memoria è quella che è, e noi come al solito ci sentiamo in un prossimo video. Dal vostro Certified Y è tutto, io mi dimentico sempre, l'ho già detto o non l'ho detto? Vabbè, ciao!